Eccoci Fabio, allora anche stavolta ti vedo al parco. Ciao Crista, buongiorno. Non può essere un giorno migliore. Guarda, guarda che luce, guarda che bella primavera che abbiamo qua dietro. Sì, è vero, è vero, è vero. Benissimo, quindi tua moglie è in ufficio a lavorare e tu al parco a gironzolare, a parlare con noi di Enneagramma. Cosa c'è di meglio? Guarda, meglio di così è vero. Senti, allora dicevamo l'altra volta dell'uno, dell'Eneatipo 1, dicevamo dei suoi lati deboli e gli aspetti di fragilità dell'Eneatipo e del fatto che può attingere dall'Eneatipo 7 invece degli spunti o comunque degli elementi che possono rinforzare questi aspetti deboli dell'uno. Oggi appunto parliamo del 7, così per gravitazione cadiamo sul 7. Cosa ci puoi raccontare delle così, caratteristiche principali del 7? Sicuramente del 7 possiamo dire, beh, intanto in premessa che si tratta di un carattere della triade dei razionali, dei mentali, no? Quindi quei caratteri orientati al pensiero, e tra i 3, 7, 6 e 5, è quello più estroverso, quello più brillante proprio. Tant'è che la parola che mi viene in mente come immagine che dà l'Eneatipo 7 di sé è proprio la spensieratezza. Quindi quando si ha a che fare con loro c'è brio, c'è allegria, c'è gioia, proprio si sente che la vita è leggera in qualche modo, no? Non c'è pesantezza. Ecco, questa leggerezza, no? Questa spensieratezza, questa sicuramente fa da buon esempio per l'uno, nel senso che abbiamo detto la volta scorsa del fatto che l'uno è perfezionista, no? Non gli Sì, va mai bene, vuole sempre migliorarsi, eccetera. Ecco, certo. dal 7 sicuramente può apprendere questa strategia di lasciare andare un po' anche le cose come devono andare. Facciamo del nostro meglio, dopo, anche se non è tutto perfetto, non importa, va bene, insomma, la vita è così. Un Su po' questo, di autoindulgenza, diciamo. ecco, un po' di autoindulgenza, hai usato un buon termine perché il 7 in particolare è tra tutti il più autoindulgente. Quindi è un carattere che tende ad assolversi, quindi fa qualcosa che magari avrebbe dovuto fare diversamente o meglio, ma subito si assolve, appunto, no? Non è che sta lì tanto a crocifiggersi come magari l'uno invece che si critica molto, critica se stesso. Il 7 invece viaggia tranquillo, come dire, ho fatto sta cosa, vabbè, insomma, non importa. Da dire che su questo è anche equo, perché nel suo essere autoindulgente lo è anche con gli altri. Quindi tendenzialmente non va a criticare gli altri, non va a dire tu non hai fatto questo, tu non hai fatto quell'altro. Come dire, lascio correre a me e lascio correre un po' anche agli altri, insomma. In fondo, la vita viviamola con serenità, con gioia, perché andare ad avvelenarsi il fegato, no? In qualche modo. Sì, finché eravamo fermi sull'aspetto dell'autoindulgenza, stavo per dirti che mi ricordavo una mia ex fidanzata, ma in realtà non una fidanzatina di tantissimi anni fa, ma in realtà non è così, perché lei insomma, si autoindulgeva volentieri, però criticava aspramente gli Tutti, ah altri, sì, insomma. è interessante questa cosa. Ah, Però diciamo il poteva 7, anche sì. essere dato al fatto che insomma, l'età, voglio dire, in quel Sì. caso non portava consiglio. Tuttavia, adesso, così al di fuori da questa piccolo box personale, io ho sentito dire, cioè parlando con persone che hanno così contezza, direbbe un altro mio amico, dell'Enneagramma, che il 7 un po' cade sempre in piedi. Non so se questo, cioè io non ho ben capito che cosa vuol dire questa cosa, no? Perché non so se è vera, innanzitutto, se la puoi confermare e se me la spieghi un po' meglio. Allora, tu mi dici se è vera, io ti rispondo che non è vera, è verissima questa cosa, Ok. perché hanno una abilità straordinaria comunque sempre di salvarsi in corner, qualsiasi cosa accada, non è colpa loro in fondo. Loro hanno sempre una scappatoia pronta, cioè il piano B, l'uscita d'emergenza, loro ce l'hanno sempre pronta, quindi appena si sentono un po' messe le strette, sgattaiolano via. Ho Nel senso che un'immagine hanno delle che strategie pronte o sì, nel senso che ma sono trovano sul spontanee. momento? No, improvvisano assolutamente. Ok. Improvvisano. Sono dei grandi improvvisatori. È un talento naturale questo. Quelli, come si usa dire anche, no? Che cascasse il mondo, loro si spostano di un centimetro, va bene. Restano sempre in piedi. È verissimo questo. E sono, per dire, quelli che, ecco, per darti un esempio concreto, in termini, ad esempio, scolastici, i Sì. sette sono quelli che di tutto il libro, di 200 pagine, hanno studiato 10 pagine, vengono interrogati,
anche su parti che non hanno studiato, riportano l'insegnante a quel poco che hanno studiato e prendono 7 o 8 a scuola. Fantastico. Questo è un talento straordinario in Il realtà, eh? 7 Quindi attira sono il degli 7, quindi. attira il 7, sì, A scuola, il 7 e come anche l'8 in casa. esatto. Diciamo che riescono comunque, cioè non c'è nessuno a mio avviso in tutto l'enneagramma che a livello scolastico abbia questo rapporto di resa rispetto alla fatica. Allora mi viene così in mente che questa cosa qua, ma parlo un po' a braccio, no? Questa cosa qua dipende dal fatto di una certa, cioè sicuramente una certa abilità di intuito, no? Nel capire la situazione del momento e saper reagire così sull'istante, ma anche una certa capacità così di intortare, se vuoi, no? Come si usa dire con un gergo Sì, da, così, da strada. certo. Beh, tutte e due le cose. Allora, sicuramente loro hanno un'intuizione straordinaria. All'interno dell'enneagramma sono quelli che hanno il pensiero più rapido, più veloce proprio. Capiscono tutto al volo. Nel momento in cui gli altri stanno pensando una frase, loro ne hanno già rielaborate cinque e ci hanno detto la sesta, come dire, no? Proprio hanno una velocità di elaborazione mentale molto, molto elevata, che non hanno, ad esempio, i 6 e i 5, i due colleghi del gruppo dei razionali, che anche loro vivono sempre nel pensiero in gran parte, però sono, passami il termine, il 6 e il 5 sono più dei diesel, diciamo così, Sì, quindi sì, elaborano sì. un sacco di informazioni. Il 7 invece è la classica coupé, ok? Una bella coupé turbo benzina, presente di quelle che fa le superaccelerazioni e così via. Invece, il 6 e il 5 entrambi comunque sono più una station wagon diesel dove caricano dentro tutte le cose che hanno studiato nel tempo, no? Cosa che hanno imparato, eccetera. Quindi è un approccio molto diverso, pur essendo tutti orientati alla mente proprio, ok? Certo. Senti, e Quindi questi mi paiono tutti aspetti positivi, insomma, no? Cioè, la capacità di cavarsela, la capacità, insomma, certo. di anche con poco di trarre molto, mi paiono aspetti positivi del carattere 7. Passiamo Sicuramente. adesso invece a qualche lato di debolezza. Cosa Sì. possiamo dire del 7? Ecco, un lato di debolezza che io osservo nei 7 che è simmetrico a quello degli 1 riguardo, abbiamo detto nel video precedente del fatto che gli 1 hanno questa necessità di lavorare tantissimo, okay? E delegano molto poco, fanno fatica a delegare. Ecco, il 7 è invece il maestro della delega. Cioè lui ama delegare proprio a lei, naturalmente. Quindi questo, come già abbiamo detto, nella giusta misura la delega è necessaria e fondamentale, anzi direi. Lui invece tutto quello che può delegare lo delega, cioè le cose che non gli interessano, che ritengono che non siano divertenti, non siano stimolanti, cercano di sbolognarla a qualcun altro. E questo a lungo andare può diventare anche un problema, naturalmente, Eh certo. perché anche nei gruppi di lavoro, no? Una, due, tre volte va bene, dopodiché che ogni volta ci debba essere qualcun altro a fare quello che dovrebbe fare il 7, dopo un po' può creare qualche problema, questo è evidente, no? E Quindi un punto su cui. come lo innestiamo il 7 appunto in un team di lavoro? Cosa può fare? Allora, Considerando che immagino che non ami ricevere deleghe perché altrimenti le scivola su certo. altri, insomma, Anche dove può trovare una perché collocazione, diciamo, non delegata il 7 in un gruppo non di delegato, perché lavoro? sennò dovrebbe appunto delegare a sua volta ad altri, quindi ok. Esatto, Per fare esatto. la battuta, sì. Allora, diciamo questo: beh, due aspetti. Il lato di allegria e di spensieratezza che abbiamo detto del 7 è un fattore che io non trascurerei all'interno dei team, no? Perché spesso abbiamo una visione molto strutturata del team, no? Si va sulle risorse, questo e quell'altro. Va benissimo. Però in un team qualcuno che sa alleggerire, che sta a creare allegria proprio nel gruppo e quindi lo sa anche stimolare, è di grande aiuto. Quindi questa cosa può sembrare magari piccola, in realtà è una grossa risorsa. Molte aziende fanno la differenza anche semplicemente perché riescono a tenere alto il morale della truppa, per Sì, dire beh, in gergo militare, diciamo così, no? è indispensabile. Assolutamente, assolutamente. D'altro lato, invece, per andare proprio su un altro loro talento, la loro intuizione, questa genialità che hanno proprio, si riverbera proprio in una loro capacità di inventare, okay? Di creare proprio qualcosa di nuovo, di straordinario anche, proprio per la loro capacità. Hanno delle lampadine che si accendono continuamente loro.
Quindi sono dei grandi inventori, possono proprio dare delle idee anche in situazioni di startup, delle idee veramente straordinarie che possono cambiare il paradigma. Anche. Quindi sono veramente molto abili in questo, sono quindi progettisti e proprio ideatori, inventori, ecco. Ok, beh, direi che sì, ci sta, insomma, diciamo che consegue alla descrizione che abbiamo fatto del set, no? Certo, Questa collocazione. schivano la noia, di conseguenza tutto ciò che invece appunto è genialità, è idea, è novità, a loro piace, certo. E allora finiamo, come ogni video che stiamo facendo dedicato a ogni singolo eneatipo, finiamo così accennando a qual è l'altro tipo caratteriale a cui il 7 può dare un'occhiata per risolvere magari i suoi lati deboli, i suoi aspetti fragili. Certo, in questo caso restiamo nella triade dei razionali, quindi dal 7 che si trova un po' più in alto, no, nell'enneagramma, scendiamo al 5, quindi il Vai! 5 e vai, mi E sei con vai! me? Mi sa che ti stai schierando, sbaglio. Sono un 5, ammetto, faccio coming out, sono un 5. Anticipi questo coming out, va bene. Sì. Dal 5 potrai imparare che la vita non è solo leggerezza, ma è anche profondità e fermarsi e andare più a fondo nelle cose. Questa è una risorsa che potrà apprendere sicuramente dal 5. Bene, allora io colgo l'occasione per invitare tutti i 7 da me e in cambio di qualche cena e qualche pranzo io posso insegnare come approfondire, fermarsi. Esatto, Questa è un'idea di impresa straordinaria, direi. fonderei una startup, no? La startup, Five potrei, sì. helps seven, così. Five and seven. Esatto. Buona idea, pensiamoci. Ok. Senti, e su questa idea di startup, che poi magari insomma discuteremo privatamente, io oggi ti Sì. saluto e immagino quindi che la prossima volta parleremo dei 5. Sì, faremo proprio così. Ottimo, ottimo. Allora, ciao Beh. Fabio, grazie per oggi e ci vediamo la settimana ventura. Ciao Ciao Cristina, a presto. ciao. Ciao ciao.